Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Processo Linda Giannattasio. La Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di Israele di archiviare il caso. Con queste parole, la Corte internazionale di giustizia ha deciso di non respingere il caso avviato lo scorso 29 dicembre dal Sudafrica, che accusa di genocidio Israele nella striscia di Gaza. Ma cosa ha stabilito il Tribunale internazionale dell'AIA e sulla base di quali elementi? Nel primo giorno di udienza, l'11 gennaio scorso, davanti alla Corte, i legali del Sudafrica si sono espressi così. Le azioni di Israele sono diventate e continuano a essere atti genocidari contro la popolazione di Gaza. Nel loro dossier di 84 pagine ci sono due tipi di prove. Le prime sono i numeri della devastazione a Gaza, oltre 21.110 palestinesi uccisi dall'inizio dell'attacco di Israele, di cui almeno il 70% donne e bambini, l'85% della popolazione costretta a lasciare la propria casa, più di 61 ospedali e strutture sanitarie danneggiate o distrutte. La seconda tipologia di prove portata dai legali di Pretoria e il linguaggio di alcuni membri del governo e alti funzionari israeliani. Vengono citate le parole del primo ministro Benjamin Netanyahu: stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti, o del ministro della difesa Gallant: stiamo combattendo contro animali umani e ci comportiamo di conseguenza. Il Sudafrica ha quindi chiesto a Israele di prevenire atti genocidari e di sospendere immediatamente le operazioni militari contro Gaza. La Convenzione ONU contro il genocidio, questo era lo strumento utilizzabile per poter portare un caso giuridico davanti alla Corte internazionale di giustizia con l'urgenza che Sudafrica, a mio parere, ha ben documentato di fare qualcosa per evitare che un rischio di un danno irreparabile alla popolazione civile di Gaza si concretizzi. Il 12 gennaio è stato poi il giorno della difesa israeliana. La componente chiave del genocidio, ovvero l'intenzione di distruggere un popolo, tutto e in parte, manca totalmente. Il primo argomento è che in realtà Israele sta solo esercitando il proprio diritto di difendersi da un qualcosa che gli avvocati israeliani hanno provato a loro volta, le azioni gravissime di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, a inquadrare sostanzialmente come genocidio. E tuttavia nulla giustifica una risposta che possa a sua volta integrare il crimine di genocidio. Più convincente forse è stata la seconda linea, ossia avere cercato di dimostrare che in realtà Israele sta facendo di tutto per prendere delle precauzioni nei confronti dei civili, tuttavia sono contraddetti dai fatti e in particolare dai rapporti delle stesse organizzazioni dell'ONU, ma anche Medici Senza Frontiere, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in questi mesi, in queste settimane, hanno quotidianamente denunciato il contrario. Il 26 gennaio si è conclusa la prima fase di questo procedimento. La Corte ritiene che Israele debba adottare tutte le misure in suo potere per impedire atti che rientrino nell'ambito della Convenzione sul genocidio e per prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico al genocidio nei confronti della popolazione di Gaza. Israele dovrà inoltre agevolare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Resta però fuori la richiesta principale del Sudafrica, ovvero il cessate il fuoco immediato. A mio parere, il tipo di misure che sono state imposte a Israele comporteranno di fatto, se non un cessate il fuoco, però una necessità da parte di Israele di cambiare radicalmente il modo in cui sta utilizzando la forza a Gaza. Le sei misure imposte sono state prese sostanzialmente all'unanimità. Quindi non credo che si possa diminuire il significato innanzitutto giuridico, ma anche politico di questo tipo di ordinanza, che avrà sicuramente delle ripercussioni non solo nei confronti di Israele, ma anche di tutti gli stati terzi. La decisione del più importante tribunale delle Nazioni Unite riuscirà ad influenzare il conflitto tra Israele e Hamas? E che effetto avrà sulle sorti della popolazione di Gaza?